capannone allagato e produzione praticamente ferma. Per un'azienda del nucleo industriale di Pettoranello sono ingenti i danni a seguito dello straripamento lo scorso sabato della fiume Carpino. E non è la prima volta che accade un simile disastro. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Questo è il commento amaro del titolare dell'azienda. Ascoltiamo. Un'azienda in ginocchio. È la Team Service, realtà del settore tessile e abbigliamento nel nucleo industriale di Pettoranello del Molise. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi lo straripamento del fiume Carpino, che in alcuni tratti scorre a meno di 100 metri dagli insediamenti industriali, ha provocato l'allagamento di diversi capannoni. Tra i più colpiti proprio il magazzino dell'azienda dell'imprenditore Vittorio Iacovantuono. Stamane, a distanza ormai di più di 2 giorni dall'esondazione, i danni sono ancora evidenti. Intrisi d'acqua e dunque irrimediabilmente rovinati, la maggior parte dei capi d'abbigliamento sistemati sui pallet e pronti per la spedizione ai clienti. In alcuni punti il livello dell'acqua ha superato i 40 centimetri, danneggiando anche macchinari e attrezzature. Con gli operai intenti a pulire e a salvare il salvabile, la conta dei danni è ancora provvisoria. Sicuramente ammonta ad oltre 100.000 euro, commenta con amarezza il titolare dell'azienda, che parla, senza mezzi termini, di un vero e proprio disastro. Un disastro perché siamo fermi da sabato, abbiamo delle consegne urgenti, impellenti, abbiamo difficoltà a consegnare le merci. Attualmente la produzione è ferma e lo sarà ancora per una decina di giorni. Mi auguro che i nostri ragazzi, che già sono all'opera da stamattina molto presto, riescono a stare in questi 10 giorni, perché sono sicuramente la stagione per noi andrà a morire, perché non riusciremo più a consegnare le merci, anche perché abbiamo dei contratti scadenti. A rincarare la dose il fatto che questo, in ordine di tempo, è solo l'ultimo degli allagamenti che, nel corso degli anni, hanno prodotto simili danni. La principale causa del disastro è riconducibile alla mancata pulizia dell'alveo del fiume e di un canale di scolo che neanche si vede più, tanto è ostruito dalla vegetazione. Qualora fosse stato libero e funzionale, probabilmente tutti quei danni non ci sarebbero stati. Per la pulizia di quel canaletto sarebbero bastate poche migliaia di euro. Questo fatto accade quasi, diciamo, una volta ogni paio d'anni. E io, insieme ad altri proprietari di aziende, abbiamo fatto notare questa cosa al comune. Ci avevano promesso che avrebbero pulito sia il Carpino che una formidella che è proprio qua fuori, ma questo purtroppo non è avvenuto e oggi siamo qui a contare i danni. Abbiamo sentito telefonicamente il sindaco di Pettoranello del Molise, Andrianini, il quale ha precisato che la manutenzione dell'alveo del fiume è di competenza della regione. Ma questa cosa noi non è che noi facciamo gli imprenditori, non è che poi andiamo a verificare di chi è la competenza. Sappiamo solo che noi abbiamo subito dei danni ingenti e siamo molto preoccupati. Ora, con la produzione ferma, i 40 posti di lavoro in quell'azienda sono inevitabilmente a rischio. Questo dipende molto da in quanto tempo riusciremo a rimettere in funzione tutti gli impianti, perché se i nostri clienti dovessero abbandonarci, noi siamo costretti, purtroppo, a licenziare queste persone che oggi, fino ad oggi, hanno preso lo stipendio. Quindi c'è anche una ricaduta occupazionale. Anche loro sono a forte rischio, ripeto, non avendo più i contratti, sono costretti a licenziare. Da imprenditore della zona, una zona martoriata dalla crisi economica, un'ultima considerazione: ha ancora la forza, la voglia, il coraggio di andare avanti? Ma io mi conosco, io sono molto testato, quindi ho la forza di andare avanti, però stamattina, credetemi, la cosa più bella sarebbe andare tutto e scappare via, andare in posti dove qualcuno ti guarda, qualcuno ti segue, soprattutto le istituzioni sono al nostro fianco. Oggi io mi sento abbandonato.